Iscriviti alla newsletter di Envision. Potrai accedere gratuitamente a rubriche, interviste, approfondimenti, notizie e podcast. Ci trovi anche su Facebook. Envision, magazine di informazione e cultura. Perché saperne di più non è mai abbastanza. Restituito al territorio il bivacco Ziglioli nella sua nuova suggestiva versione, a 2250 metri d'altezza sul Monte Vettore. La nuova struttura, risorta dalle macerie del vecchio rifugio distrutto dal terremoto del 2016, è stata inaugurata lo scorso 1 agosto con il taglio del nastro ad alta quota, non senza alcune difficoltà per il raggiungimento del sito dovute al forte vento. Nel pomeriggio la conferenza presso la sala polivalente di Pretare di Arquata del Tronto, che ha visto la presenza di tutti coloro che hanno partecipato a vario titolo alla realizzazione dell'opera. Dal territorio piceno è giunto l'importante sostegno economico. Avis Provinciale, Fondazione Carisap, Società Alpinisti Tridentini, a cui si sono affiancati anche altri finanziatori, insieme per ridare vita ad un'opera che non è soltanto ricostruzione edilizia, ma restituzione, di protezione per quanti si troveranno in difficoltà e per i volontari del soccorso alpino che opereranno per salvarli, di accoglienza a chi ama e vive i Sibillini e agli studiosi dei loro tesori naturali, di sostegno alle comunità di Arquata del Tronto e dei paesi intorno al Vettore. Siamo particolarmente contenti perché, anche se non era nel nostro DNA fare qualcosa per il terremoto, siamo in qualche modo stati catapultati in questo mondo, le persone che ci hanno dato fiducia, e con la fiducia tanti bei soldini che noi abbiamo utilizzato proprio per ricostruire cose che servivano al territorio, tipo il poliambulatorio, tipo adesso il bivacco dello Ziglioli. Perché? Perché sono degli elementi fondamentali per sopravvivere, per tutelare, per stare insieme, per sostenere, e quindi l'abbiamo visti paralleli alla nostra missione. Stamattina ci siamo incontrati puntualissimi alle 8 lì a Forca di Presta, dove normalmente si lascia la macchina e si comincia a salire su verso il Vettore. Era una cosa terribile, vento, pioggia, freddo, era da rinunciare, e infatti proprio per la sicurezza soprattutto abbiamo rinunciato. A un certo punto, verso le 9:30, il cielo si è rischiarato, le condizioni sembravano ottimali, e abbiamo deciso, proviamo. Siamo arrivati su, abbiamo scoperto la targa che ricorderà questo momento e abbiamo tagliato il nastro, tutte cose molto belle che rimangono anche nel cuore. Devo dire che il terremoto è stato proprio un terremoto in tutti i sensi, devastante per una certa maniera ma aggregante per altre, quindi tante forze si sono messe insieme proprio per trovare delle soluzioni migliori. Operiamo da diversi anni guardando al bene della comunità, questo è il punto di forza. Il bene della comunità si esprime nel momento in cui tutta la comunità è partecipe nella costruzione di qualcosa che diventa generativo, e lo Ziglioli è stata la perfetta sintesi della generatività, perché quel luogo manifesta un'identità di un territorio, è un luogo aggregante, è un luego vincente perché accomuna una molteplicità di forze, e poi è il luogo che rappresenta, custodisce la tradizione, rappresenta allo stesso tempo però la ripartenza, la ripresa verso un cambiamento orientato al benessere della comunità stessa. E siete intervenuti anche laddove la ferita del sisma è stata più forte, più profonda. Nel momento in cui si è verificato il sisma nel 2016, pochi mesi dopo, la Fondazione ha adottato un documento strategico che è il Master Plan Terremoto. Un documento particolarmente importante, visto che la Fondazione, gli organi della Fondazione hanno stanziato 6 milioni di euro per intervenire a supporto della comunità, e le linee di intervento si sono basate sostanzialmente su due ambiti. Il primo ambito è quello di mantenere e custodire il collante e l'aggregazione della comunità, perché il rischio di spopolamento era particolarmente evidente. L'altro ambito di intervento invece è quello di sostenere quindi una serie di servizi e attività che potessero facilitare la ripartenza dei luoghi, e quindi operare immediatamente per non disperdere le energie positive della comunità, in modo particolare i giovani, e dare a loro la possibilità di riconquistare, ricostruire tutto quello che è necessario per il mantenimento e il vissuto della comunità stessa. Una cordata a tre a cui siamo estremamente orgogliosi di partecipare. La nostra sezione del CAI ha raccolto
il 5 per 1000 per devolverlo alle zone terremotate, dopodiché abbiamo deciso di individuare, anche con la collaborazione insomma, della sezione locale, un progetto che fosse un progetto concreto e per la montagna. E le giornate come queste sono giornate che celebrano la restituzione alla comunità di una struttura che è una struttura di aggregazione, una struttura identitaria, una struttura soprattutto di riparo per chi va in montagna. Abbiamo visto anche oggi quanta gente è salita nonostante questo forte vento e quindi è davvero un giorno di festa, anche vedere qualcosa che si costruisce, che si fa e che fa tornare alla normalità, insomma. Il terrazzo in larice della nuova struttura appoggia sulle pietre del vecchio rifugio, ideato dopo la tragica morte del giovane alpinista ascolano Tito Ziglioli da un comitato promotore che raccolse i fondi necessari alla sua edificazione, realizzata nell'estate 1959 da muratori arquatani che trasportarono il materiale a dorso di mulo su un'area appositamente donata alla sezione CAI di Ascoli Piceno. E il vecchio rifugio ha passato il testimone al futuro, con l'emozionante ritrovamento della pergamena posta dai suoi padri fondatori all'interno della prima pietra di posa. Più che una ricostruzione edilizia, in realtà è una restituzione, insieme con un bellissimo partenariato, con tantissimi professionisti che hanno lavorato anche gratuitamente, con i soci, i soccorritori. Oggi restituiamo al territorio e alle comunità della montagna accoglienza, sicurezza, bellezza e un po' di normalità e il ritorno nelle nostre bellissime terre appenniniche. E ci tengo a ricordare che l'intera ricostruzione è avvenuta senza sottrarre un singolo euro alle risorse pubbliche, perché è interamente realizzata con risorse private. Il bivacco ricorda un grande giovane alpinista, Tito Ziglioli, morto sul vettore, ma è un simbolo di rinascita. Significa che si può avere quello che occorre per tornare a frequentare le nostre montagne e per dare sostegno alle comunità dei nostri sibillini che ne hanno un grande bisogno. L'incontro ha avuto vari momenti emozionanti, tra questi l'intervento del nipote di Tito Ziglioli, omonimo del familiare scomparso, che ha letto alcune annotazioni da un'agendina appartenuta allo zio e ritrovata casualmente. È bello perché l'Avis è importante che sia penetrata all'interno di un territorio, perché se vogliamo crescere, cercare nuovi donatori, dovremmo essere sempre presenti nel territorio e essere visibili, partecipare nei momenti importanti di un territorio per poter poi avvicinare i nuovi donatori. Questo è un territorio che è stato colpito, è il più colpito nel terremoto del 2016, quindi noi ci siamo agganciati all'Avis provinciale che era presente in questo territorio già da subito dai primi momenti per la raccolta fondi. E abbiamo pensato sempre come Avis ad aiutare il territorio a ripartire, le persone a ripartire. Qualche ore fa, venendo in su, sono passato davanti al poliambulatorio, poi guardo in alto, vedo lo Ziglioli, arrivo qui e vedo la sala con il prato intorno, che è un'opera anche donata dall'Avis regionale e provinciale. Su questo territorio sono azioni e non parole. La forma contemporanea dello Ziglioli è già un'attrattiva per centinaia di persone. Si tratta di una struttura sicura e confortevole, realizzata dalla ditta Edil Nicoletti di Trento, rivestita in alluminio rinforzato dalla Metal Roof di Fermo, progettata gratuitamente dall'architetto e direttore dei lavori ascolano Valeriano Vallesi, socio CAI e sci alpinista, affiancato per la parte esecutiva dall'architetto Riccardo Giacomelli di Caldonazzo di Trento, con cui condivide la passione per l'architettura in quota. Una struttura per la quale in fase di progettazione si è ispirato a quali criteri? Sostanzialmente a quelle che sono un po' le architetture ad alta quota, inevitabilmente. Siamo a 2253 metri, non lo dimentichiamo. C'era una struttura in precedenza che è appunto il passato bivacco Ziglioli, danneggiato dal sisma in maniera decisamente grave, tale da rendere necessaria la sua ricostruzione. Ovviamente ci si è ispirati un po' a quelli che erano, se vogliamo, i dati geometrici, i dati formali del precedente, anche per
rispettare una sorta di distanza psicologica, se vogliamo, di chi frequenta la montagna ed è abituato a vedere una certa forma, una certa geometria. Sicuramente sono stati poi utilizzati tecnologie e materiali diversi, più adeguati al luogo e anche, se vogliamo, un po' ad un gusto contemporaneo dell'architettura. Lavorare sull'Appennino è complicato, anche se noi siamo abituati a lavorare in ambiente alpino con strutture simili, anche per la difficoltà di reperire mezzi aerei ad ala rotante e piloti specializzati per questi tipi di lavori. Abbiamo quindi dovuto concentrare tutto su 3 giornate prevalenti di volo e quindi sostanzialmente avere un progetto che abbiamo disegnato dal punto di vista esecutivo con tutto il taglio dei pezzi in Trentino, pezzi che sono arrivati già tagliati qui e quindi organizzati al millimetro, ovvero al grammo, peso per peso, pezzo per pezzo, e giornata di volo per giornata di volo, quelle volabili, perché qui il vento evidentemente è una costante che limita molte situazioni, compreso il trasporto, e quindi una programmazione assoluta che ha permesso di completare in 1 mese e 20 giorni l'intera struttura della demolizione degli arredi. Iscriviti alla newsletter di Envision. Potrai accedere gratuitamente a rubriche, interviste, approfondimenti, notizie e podcast. Ci trovi anche su Facebook. Envision, magazine di informazione e cultura, perché saperne di più non è mai abbastanza.